Gentilissimi ascoltatori di Radio San Giuseppe, Ave Maria a tutti e ben ritrovati sulle frequenze della nostra cara web radio per una nuova puntata dedicata al più santo dei santi, che continueremo a conoscere per poterlo sempre meglio amare ed imitare alla luce degli scritti del beato Bartolo Longo. Questo mese di marzo in onore di San Giuseppe, che ci sta accompagnando da diverse puntate, che ci accompagnerà ancora a lungo e che ci sta in qualche modo facendo scorrere, facendo percorrere la vita e la vicenda terrena del nostro carissimo santo. Abbiamo visto che le ultime meditazioni erano quasi tutte dedicate alla contemplazione delle virtù e delle disposizioni d'animo di San Giuseppe durante la dura prova, più dura di quanto noi possiamo immaginare, dell'esilio in Egitto. Con la meditazione di oggi vedremo che comincia a soffermarsi sull'evento che ci informa l'Evangelo del ritorno in patria di San Giuseppe. Sapete che l'Evangelista San Matteo, che è l'Evangelista di San Giuseppe, ci dice che a un certo punto, di nuovo in sogno, l'angelo apparve a San Giuseppe per dirgli: guarda, torna nel paese di Israele perché sono morti coloro che attentavano la vita del bambino. E San Giuseppe torna, quindi questo è il contesto. E San Giuseppe, chiaramente con la Madonna e con Gesù, torna. Questo è il contesto in cui si colloca questa meditazione che io immediatamente mi accingo a leggere, seguendo ormai, senza dilungarsi troppo, lo stile consueto della lettura, poi rivisitata attraverso delle sottolineature o dei passaggi di commento. Il ritorno alla patria, la perseveranza necessaria nella virtù. Questo è il titolo della meditazione. 7 anni passarono nell'esilio. Gesù ha raggiunto il 7° anno di età, crescendo in bellezza. L'angelo appare in sogno a Giuseppe e gli annuncia che il suo esilio è terminato. Giuseppe ringrazia Dio e il giorno dopo, con Maria e col fanciullo, riprende il cammino, schivando le vie che conducono a Gerusalemme e tira dritto alla Galilea, alla sua casetta di Nazareth. Approfittiamo dell'esempio che ci dà San Giuseppe. 7 anni di esilio non hanno potuto stancare la sua pazienza. Egli aspetta in pace la fine della prova. E all'ultimo giorno non è meno sottomesso alla volontà del Signore di quanto non lo fosse al primo. Perfettamente unito alla volontà divina, la buona notizia del termine del suo esilio non gli fa perdere la sua consueta calma, né produce in lui quella sregolata gioia che noi proviamo al termine dei nostri patimenti. Egli non vi vede che un nuovo ordine da seguire per piacere al suo Dio. E questo il solo motivo che lo fa obbedire con prontezza. In questo ritorno in Galilea sorgeva un nuovo incomodo. Il fanciullo era cresciuto e, quantunque piccolo ancora, per poter fare il viaggio a piedi, pure era di grave peso per la sua povera madre. Onde si può arguire che Giuseppe lo abbia portato in braccio per un gran tratto del cammino. Il mistero della fuga in Egitto ci insegna altresì che non dobbiamo discutere di segni di Dio, sia nei nostri patimenti come nelle afflizioni dei nostri cari. Dio avrebbe potuto risparmiare molte prove a Giuseppe. Anche senza miracoli, quante consolazioni gli avrebbe potuto concedere, ma non lo fece. Non meravigliamoci dunque che egli non ci tratti in modo diverso da come trattò con le persone a lui maggiormente care. O Giuseppe, ecco terminato il tuo esilio. Quelli che volevano la morte dell'adorabile infante hanno cessato di vivere. Sorgi dunque, con Gesù e Maria, torna nella terra di Israele. Vieni a rivedere la stalla di Betlem, la povera casa di Nazareth, che la crudele gelosia di un tiranno ti costrinse ad abbandonare. Cioè, o mio dolcissimo protettore, riconduci Gesù nel mio cuore, donde il peccato lo aveva scacciato, pregalo di riprenderlo in possesso e regnarvi per sempre. Ma, ahimè, Erode vive ancora in Archelao. Permetto di aprire subito una parentesi, se qualche ascoltatore potrebbe non comprendere. Archelao era il successore di Erode il Grande. E, anche se non spietato come il padre, diciamo della stessa risma, non molto differente da lui. Riprendo la citazione. Così il peccato nella sua radice resta tuttavia nel mio cuore. Ad ogni istante io posso ricadere nelle mie antiche infedeltà.
e divenire più ingrato e più perverso che non fu nel passato. Mio caro Padre, soccorrimi ed aiutami a trionfare delle mie passioni, ottienimi l'amore di Dio e la perseveranza fino alla morte. Giuseppe e Maria rientrarono nella loro casa conducendo con sé il Dio fanciullo. Il santo patriarca mise subito in ordine i suoi arnesi da falegname. Anche Maria si prese cura di nuovo delle faccende domestiche e dei suoi lavori, sottomessa però sempre in ogni cosa al suo sposo. E tale era pure in tutto Gesù. L'umiltà e l'ubbidienza di Gesù nella sua vita nascosta sono esempi ben grandi. Egli serviva e aiutava i suoi genitori in tutto ciò che poteva, secondo le forze dell'età. Un giorno Santa Matilde si domandava se Gesù, tornato dall'Egitto, avesse trattato o no con parenti o con amici, e Gesù rispose: «Perché secondo te il Vangelo dice essi lo cercarono fra i parenti e conoscenti, se non perché io stavo qualche volta con loro?» San Dionigi Areopagita soggiunge anzi che i ragazzi di Nazareth chiamavano Gesù la soavità e quando parlavano fra di loro e non erano d'accordo dicevano «andiamo dalla soavità», tanto lo stimavano e veneravano tutti. Allora, questa splendida meditazione contiene degli stimoli molto 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 ricchi e importanti, fanno anche comprendere la grandissima statura spirituale del Beato Bartolo Longo, grande maestro di spirito, alla luce di quello che scrive, e che vorrei adesso nella seconda parte della nostra conversazione riprendere e meditare con voi. Numero 1, 7 anni passarono nell'esilio. Questo dato sembra molto attendibile, è confermato anche in un testo a me personalmente molto caro, a me personalmente in quanto cristiano cattolico, non sto parlando in quanto prete, in quanto ministro della Chiesa, che sono gli scritti di Maria Valtorta, mistica che a me è particolarmente cara e che reputo personalmente come cattolico, quindi non impegnandomi, diciamo così, da un punto di vista ufficiale del mio ruolo nella Chiesa, come sommamente attendibili. Anche lì si scrive che la durata del soggiorno di San Giuseppe in Egitto fu di 7 anni. Ora facciamo subito un'attenzione. Quando Giuseppe scese in Egitto, nessuno gli aveva detto che sarebbe stato lì 7 anni. Questo è un tema molto importante che il Beato Bartolo Longo sviluppa in questa meditazione. E infatti aggiunge poco dopo, approfittiamo dell'esempio che cita San Giuseppe, 7 anni di esilio non hanno potuto stancare la sua pazienza, egli aspetta in pace la fine della prova e all'ultimo giorno non è meno sottomesso alla volontà di Dio che nel primo. Allora, attenzione ragazzi, ragazze, fratelli, sorelle, figli e figlie carissimi che state in ascolto. Una cosa importantissima. Noi, durante la vita, dovremo attraversare per tante prove. È scritto, c'è un salmo, uno dei salmi più belli dell'Antico Testamento, è un salmo di lode, molto bello, che dice «Molte sono le prove che attendono il giusto, ma lo libera da tutte il Signore». Uno. Secondo, brano del Nuovo Testamento, lettera credo paolina, o forse un passaggio degli Atti degli Apostoli durante la predicazione apostolica, comunque la citazione è questa. Bisogna passare attraverso molte tribolazioni per entrare nel Regno di Dio. Quindi, questo dobbiamo tenerlo presente. Ci possono essere dei momenti nella vita molto forti in cui ci sono delle prove e anche molto lunghe. Ora, quando noi siamo messi alla prova, c'è solo una cosa che dobbiamo fare. Fare la volontà di Dio, senza se, senza ma, senza perché, e senza soprattutto aspettarci che Dio ci dica un termine. Stai nella prova? Stai nella prova. Ti viene una malattia? Quanto dura? Quando guarisco? Non si sa. Stai in un momento di precarietà economica? Ma quando usciamo dalla precarietà economica e troverò un posto di lavoro fisso? Non si sa. Ma facciamo delle cose un pochino più concrete ancora. Io sono un sacerdote. Quanto tempo rimarrò nella parrocchia dove vengo mandato? Non si sa. Quando sarò trasferito? Non si sa. Tu sei sposato? Tocchiamo un punto dolente. Quanti figli dovrai avere? Vedete quanto il comportamento di oggi di un sacco di gente è proprio la contraddizione, proprio lo stato puro di quello che Dio vuole da noi. Tu ti sei sposato. Ci avrai figli? Non si sa. Se il Signore ti ridona, sì, se no, no. E quanti?
Noi tendiamo sempre a voler tutto programmare, a volerci fare la nostra vita, la nostra immagine e somiglianza. Ora, capite bene, è evidente che nella nostra esistenza noi possiamo e dobbiamo organizzarci, darci delle coordinate, ma sempre stando sottomessi alla divina volontà. Nel senso che, come dice il proverbio, l'uomo propone e Dio dispone. Se Dio ha disposto diversamente, ha disposto diversamente. E ancora, non solo se Dio ha disposto diversamente, in alcune cose Dio vuole essere l'unico a disporre e non può farlo senza il nostro libero arbitrio. Questa è la grandezza di San Giuseppe. Ancora, la notizia della fine del suo esilio, immaginate, no? Immaginiamo noi. Qui c'è anche un altro monito, e questo me lo prendo anche io, perché anch'io sono così. E c'è una grande verità sottintesa che insegnava, per esempio, il grande Sant'Ignazio di Loyola. Quando gli viene detto torna in Israele, come dire, San Giuseppe avrebbe voluto fare le capriole, no? Avrebbe voluto andare in grida di esultanza, a fare evviva, ale, finalmente torniamo a casa. Certamente è stato contento, e non è un peccato essere contenti. Ma anche in questa gioia non ha perso la sua consueta calma. Né questa notizia, sto riprendendo un passo che abbiamo già letto, produce in lui quella sregolata gioia che noi proviamo al termine dei nostri patimenti. Perché? Arriva un momento in cui il Signore mette fine, bene, vuol dire che ti toglie, ti libera, ti ha liberato dalla prova, e vuole che in un certo momento tu viva un pochino più tranquillo. Ora, tu devi ringraziare di questo, perché adesso è cambiata la volontà di Dio, è diventata quest'altra cosa, ma nel tuo cuore tu devi accogliere questa buona notizia, così come accogli quella precedente, quella cattiva. Guardate il grande San Giuseppe, guardate che venerazione somma e assoluta. Perché Sant'Ignazio di Loyola diceva che noi, dinanzi alla volontà di Dio, dovremmo avere l'atteggiamento, perdonatemi l'espressione un po' cruda, ma la usa proprio lui, del cadavere. Cioè il cadavere, sapete che non ha reazioni. Cioè il cadavere, se tu lo prendi, lo rotoli, lo sbatti, lo percuoti, qualunque cosa, lo vesti, cioè non ha possibilità di reagire, perché è completamente inerte. D'accordo? E così noi dovremmo essere dinanzi alla volontà di Dio. Nella prova? Nella prova. Nella gioia, voglio dire, nella tranquillità esteriore? Nella tranquillità esteriore. Nella buona fama? Nella buona fama. Nella cattiva fama? Nella cattiva fama. Tutti parlano male di me? Tutti parlano male di me. Tutti parlano bene di me? Tutti parlano bene di me. Cioè, capite? Allora, non è che il nostro cuore non abbia delle reazioni, perché anche quello di San Giuseppe lo aveva. San Giuseppe certamente è stato contento quando gli è stato detto che doveva tornare in Egitto. Però un conto sono i sentimenti del cuore, un conto è come noi, nella nostra volontà e col nostro intelletto, li rielaboriamo, d'accordo? Perché dinanzi a un sentimento negativo, come vai in Egitto, San Giuseppe ha risposto immediatamente, è chiaro che ha sentito una tristezza subito nel cuore, no? Dice, bisogna lasciare la casa, bisogna lasciare tutti, dobbiamo fare un viaggio, è un attimo, dopodiché dice, sia fatta la volontà di Dio, così Dio ha deciso e così si fa. E si parte, e si ferma, come dire, il corso dei sentimenti negativi che potrebbero portare all'angoscia, alla sfiducia, allo scoraggiamento, alla disperazione, a dubitare della bontà di Dio, eccetera, eccetera. Così in quelli eccessivamente positivi, perché l'euforia eccessiva non è cosa buona, d'accordo? Perché Dio non certamente vuole che ci rallegriamo delle cose positive, ma che siamo sempre pronti a salire sulla croce, sempre. Anzi, più pronti a salire sulla croce che a non starci. Questo sarebbe l'ideale. Ecco, quindi questo è il primo punto, a mio avviso, proprio fondamentalissimo e che fa di nuovo emergere, proprio stagliata, l'eccellenza e la grandezza di San Giuseppe. Ecco, ora, un altro punto molto importante, riprendo e poi commento, il mistero della fuga in Egitto ci insegna altresì che non dobbiamo discutere i disegni di Dio, a cui tutti quanti gli uomini stanno tutti quanti a discutere, stanno da mattina alla sera. Noi non possiamo discutere con i disegni di Dio, non si discute. Cioè, guardate che la nostra vita è tutta predisposta, dice San Paolo, da Dio. Predisposta vuol dire attenti bene, attenti, perché il destino, come lo intendono una certa cultura umana, non esiste,
D'accordo? Non è che siamo, noi siamo dei robot o delle marionette. Che Dio ci ha predisposto una vita vuol dire che se tu vivi come San Giuseppe, quindi ti apri agli eventi, a quello che Dio traccia nella tua esistenza e ci cammini in essi senza opporre resistenza dei tuoi ragionamenti, delle tue discussioni, del tuo sempre starti a lamentare, la tua vita camminerà sempre per sentieri a volte e spesso impervi e dolorosi, ma sempre lieti e gioiosi. Perché chi sta nella volontà di Dio sta sempre nella gioia. Aggiunge, Beato Bartolo, anche senza miracoli. Cioè Dio avrebbe potuto risparmiare molte prove a San Giuseppe e non gliela risparmiate, gliela date tutte quante. Questa è stata tremenda questa qui, capite? Cioè, io ci sono stato 40 giorni fuori dell'Italia, tanti anni fa, quando andai a fare un'esperienza missionaria in Bolivia. Non si sta bene fuori dell'Italia, nonostante che io abbia viaggiato con l'aereo, col Giambo, e andata e ritorno sapendo la data di partenza e sapendo la data di rientro. L'ho fatto, lo confesso, nella mia debolezza, ho fatto il conto alla rovescia. Ecco, perché è un sacrificio grande stare fuori in un ambiente ostile, condizioni climatiche differenti, mangiare completamente differente, cioè allucinante, eccetera. Immaginiamo stare lì a tempo indeterminato, ecco, e lì a volte sembra che le prove non finiscano mai. Ma non dobbiamo, non ci deve mai scappare di dire quanto finisce, quanto dura, quando finirà. E non dobbiamo dire ma questo è umano, ma noi siamo figli di Dio. Ricordiamo sempre che San Giuseppe, il grande San Giuseppe, è stato confermato in grazia, sì, ma era figlio di Adamo come noi. Quindi diciamo che nella triade terrena, diciamo così simbolicamente l'abbiamo descritto della Santissima Trinità, al primo posto dell'irraggiungibilità viene Gesù, perché è figlio di Dio fatto uomo, al secondo l'Immacolata, la Madonna, perché è una creatura come noi ma non ha la colpa d'origine, però al terzo è San Giuseppe, che è il più raggiungibile dei tre. È molto difficile raggiungerlo, però è il più raggiungibile perché c'è la colpa d'origine. Quindi io ho sempre detto, l'ho detto anche a Antonio quando ho cercato di fare queste cose, che la vera devozione, come diceva il buon San Pio, che ieri ha compiuto 127 anni, ieri era il 25 di maggio, gli facciamo gli auguri. La vera devozione consiste nell'imitazione, per cui tutte le meditazioni su San Giuseppe. E vedete come Bartolo Longo è fedele a questo stile. Devono sempre, d'accordo? Sempre portare ad una assimilazione, di una disposizione, di una virtù forte come quelle che ha, per l'imitazione. Anche per il culto che gli dobbiamo, anche per l'affetto che gli dobbiamo, anche per l'intercessione che gli chiediamo, anche per le preghiere che gli rivolgiamo. Questo è ovvio. Ma senza l'imitazione non c'è devozione, diceva San Giuseppe. Diceva San Pio, scusate. Quindi, allora, se San Giuseppe è stato provato in questo modo ed era uno degli amici di Dio, ma scusate, ma noi come dobbiamo essere provati? Allora, qui dice, non meravigliamoci dunque, aggiunge il Beato, che Dio ci tratti in modo non diverso da come trattò le persone a lui maggiormente care. Pensate alle prove che ci ha avuto anche la Madonna, no? Poi è bellissima l'ultima parte della meditazione. Purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, e lui fa una lettura metaforica di questo esilio, no? Quindi Erode rappresenta il peccato e quindi l'esilio vuol dire rappresenta il momento in cui la persona cerca di scappare dal peccato e poi rientra, quindi ha superato Erode, ma c'è sempre Archelao, nel senso che discendente di Erode, cioè la coscienza, e questo dobbiamo averla tutti e San Giuseppe l'aveva, che da un momento all'altro noi potremmo cadere. San Paolo scrive chi crede di stare in piedi, badi di non cadere. Vi prego, io vi parlo per esperienza di sacerdote, di ricordare queste cose. Tu devi pensare di te stesso, se vuoi stare nella verità. Oggi, il 26 di maggio, è la festa di San Filippo Neri. San Filippo Neri diceva: Signore, non mi togliere le mani dalla testa perché sennò Filippo si fa turco. Turco voleva dire che avrebbe apostatato e sarebbe diventato musulmano. Attenzione che San Filippo Neri ha avuto. E lo sposta, Dio gli ha aperto, gli ha dilatato due costole perché il fuoco del suo amore era talmente grande che non c'entrava nella cassa toracica. A Roma, a Chiesa Nuova, ci sono le camicie bruciate,
ma bruciate veramente, perché il fuoco dell'ardore del cuore di San Filippo vi faceva prendere fuoco alle camicie. E lui pensava questo di sé. E per questo non possiamo neanche, non possiamo e non dobbiamo giudicare nessuno. La sparo grossa, dice, quello è un pedofilo, non ti sentire meglio di lui. E pensa sempre con San Francesco che se non avessi ricevuto tante grazie, se Dio non ti tenesse la mano sulla testa, tu potresti diventare così. E non dire, ma che dici Don Leonardo, ma non esiste proprio, ma questi sono esseri schifosi, non ci penso nemmeno. Tu non ci devi pensare nemmeno come non ci penso nemmeno io. Ma stai attento che la nostra debolezza e la nostra miseria è grande. E Satanasso è furbo. E Dio fa grazie soltanto agli umili, non ai superbi. L'ultimissima cosa, e poi concludiamo, ringrazio il Beato Bartolo Longhi, sono perfettamente d'accordo con lui, cioè non dobbiamo avere una visione dell'infanzia di Gesù, come dire, decantata o completamente demondanizzata. Ecco. Cioè, pensare a Gesù sempre chiuso dentro casa e a parlare solo con la Madonna e con San Giuseppe, no, Gesù ha avuto un'infanzia normale, certo, divinamente normale. Lo chiamavano, dicono alcuni dottori e scrittori ecclesiastici, la soavità, quindi era un grande ragazzo, era un grande adolescente. Ecco, quindi faceva vita sociale, la faceva da figlio di Dio, ma faceva vita sociale. Ecco, quindi questo è molto importante perché ci sono delle forme di spiritualità che tendono a concepire la vita devota come una sorta di alienazione dal mondo in cui si vive, cioè mi dedico alla preghiera e tante altre cose, dopodiché sto, me ne sto a casa mia, non guardo nessuno, non sto con nessuno e sto soltanto con me. In linea di massima, un atteggiamento di questo genere non è positivo, meno che mai per chi come noi, me compreso perché io sono un sacerdote secolare, cosiddetto diocesano. Siamo chiamati a vivere nel mondo. Noi nel mondo dobbiamo essere testimoni di Gesù, portare le persone a Gesù e dare il nostro buon esempio. D'accordo? Quindi dare certamente il primato alla preghiera, alla vita interiore, che deve venire al primo posto nella nostra esistenza, ma non fino al punto di rinchiuderci completamente in noi stessi. Detto questo, vi saluto e vi auguro una buona meditazione su questi suggerimenti che abbiamo avuto da Beato Bartolo Longo. Vi do appuntamento, se credete, alla prossima settimana. Ave Maria.